viaggiatore che tentasse una prima conoscenza dell'Olanda dovrebbe cominciare dal Mare del Nord. Oltre che il piacere di eludere i consigli e le insidie dei patinati dépliants turistici e pubblicitari, egli avrà il vantaggio di scoprire immediatamente la faccia autentica del paese. Qui infatti sta il lato duro e difficile dell'Olanda. Se il nostro viaggiatore comincerà per esempio da IJmuiden, andrà incontro al lezzo degli stabilimenti dell'industria del pesce, ma in compenso potrà vedere da vicino i veri pescatori del Mare del Nord, uomini che hanno legato il proprio destino alle tempeste di un mare mitico e crudele. In certi giorni dell'anno è possibile vederli sbarcare sulle banchine di IJmuiden, reduci da una lunga pesca. Più che l'aspetto di marinai toccati dalle tempeste, essi hanno quello, sereno e un po' goffo, di contadini che tornano al paese dopo il taglio del fieno. Proprio all'imboccatura del piccolo porto di IJmuiden si apre il canale del Nord, che dal mare conduce fino al grande porto interno di Amsterdam. Il sistema di chiuse che agisce all'entrata del canale permette alle navi di qualsiasi tonnellaggio di scendere al più basso livello della campagna che le navi stesse devono attraversare per raggiungere Amsterdam. E risulta un paesaggio singolare fatto di prati e di bastimenti. Questa continua mescolanza fra terra e acqua è la caratteristica principale del paesaggio olandese, pertanto molto sensibile alle variazioni di luce prodotte dai movimenti atmosferici. Acqua, cielo, terra non conoscono confini e comunicano tra di loro come cose vive e parlanti. Lontano da Amsterdam ci si inoltra nella regione dei Polder. Viene chiamata Polder la terra conquistata al mare. Fino a poco tempo fa qui si stendeva il mare interno dello Zuiderzee, la cui epica chiusura trovò il suo poeta in Joris Ivens. Il viaggiatore di buona volontà che si spinga fino alle desolate spiagge di Lelystad, città ancora inesistente, troverà il cuore dell'Olanda. In un'area di autentico pionierismo, qui si combatte per la totale conquista dello Zuiderzee. È una pazzesca marcia sull'acqua che ha come obiettivo la lontana diga di sbarramento sul Mare del Nord.
Sulla terra appena conquistata si effettuano le prime esplorazioni. Migliaia di uccelli acquatici avvertono con inquietudine avvicinarsi l'uomo con le sue macchine, ma non devono temere. Sono voli di pace che recano la prima semente di un'erba avida e forte destinata ad asciugare e a rassodare la terra. L'opera di prosciugamento sottrae a poco il mare ai paesi dei pescatori. Villaggi una volta rivieraschi stanno diventando paesi dell'interno e i loro abitanti dovranno tramutarsi da pescatori in contadini. Gli ultimi pescherecci gettano le reti in un'acqua morta e irreale che già comincia a sentire di palude. Anche più a sud, dove la terra è antica, la guerra contro le acque è per il paese una questione di vita o di morte. A Chapelle, l'ingegneria olandese è impegnata in gigantesche opere volte a regolamentare il flusso e riflusso delle maree che risalgono i grandi fiumi, minacciando le terre fertili circostanti, che già hanno conosciuto le disastrose inondazioni del 1953. Al riparo dei suoi argini e dei suoi sbarramenti, dietro la barriera di un lavoro duro e tenace, si stende l'Olanda dalle belle immagini e dai bei colori. La civiltà del suo paesaggio non è un dono della natura, ma una conquista della sua gente. A primavera, che è la stagione dei tulipani, la terra conosce tutti i colori. Non per questo si tramuta in giardino. Essa resta campagna, con i suoi lavori e le sue fatiche di campagna, come nel sud dell'Europa i campi di grano nell'estate. Non lontano dai campi dei tulipani, al di là delle dune, il mare degli olandesi conosce una breve stagione di sole. Si respira subito un'aria balneare, tuttavia ancora malsicura e timida. Gli olandesi stessi ancora non ci credono e vengono a vedere. Tutto sembra svagato e moderatamente felice. Da questa spiaggia di Bloemendaal al primo sole, il nostro viaggiatore saluterà l'Olanda.